Buongiorno a tutti e buon lunedì. Oggi è una bellissima giornata. C'è un sole che fa paura. Poi se non stavo a te, sia pure che se me la scaffai dalla macchina a me. Una certa età. Ma vabbè. Una bellissima giornata. C'è un sole che squaglia per i preti. Qua da Mantova è una bella giornata, sinceramente, bella proprio. C'è proprio bella, Iron. Beh, comunque. Come dire? Allora, il cambiamento. Movimento 5 Stelle e Lega. Fra in entrambi. Vedendosi i social network ci sono delle scaramucce. Chi desidera la TAV, chi non la desidera la TAV, ci sono degli investimenti che sono a investire delle determinate cose, non va bene, sono soldi nostri. Sentendo la Lega, sentendo a Giorgia la Meloni, insomma, vogliono investire su questo e poi si fa vedere sui social che lei ha bucato la ruota perché le strade non. Ma ti rendi conto che sei ridicola? Cioè, renditi conto, sei ridicola. Le ruote le può bucare pure che sia un asfalto bel. Che a livello tutto non c'è un buco, basta che si chiude e buco dello stesso. Sei ridicolo a farti vedere sui social, vedi, ho bucato perché non investiamo. Ma renditi conto, cioè sei arrivato come il vecchietto, sei ridicolo come il vecchietto. Pensaci bene, Lego, fino adesso stai facendo delle cose positive, ma poi stai approvando a fare un referendum anche contro il reddito cittadinanza per la povertà, più quota 100 per le pensioni. Che non approvi questo, cioè, e poi vuoi che esca il lavoro per i giovani non se ne devono andare, parli tu, e poi approvi il referendum contro le novità del Movimento 5 Stelle. Ma sei falsa, non sei sincera, sei una falsa. Ci sono delle scaramucce fra la Lega, ma adesso a senso è vero, la Lega e un altro partito si sono beccati e mi sa che il sindaco di senso è vero è andato anche in ospedale, non mi vorrei sbagliare. È intervenuto Salvini e questi della Lega l'ha espulso. Meno male, se ha fatto questo ha fatto una cosa giusta, perché mo che siamo arrivati alle mani, ma che siamo pensi, ma zia, stiamo scherzando, ma siamo pazziani veramente a Romeo, cioè dove si è mai visto un fatto genere? Cioè qua stiamo vedendo di tutto. Poi Berlusconi vai nell'emittente e voi se avete presente che a Napoli fanno quei dolci dei chiacchiere, quello è chiacchiere, solo chiacchiere. Qua la gente deve capire che se vogliono un cambiamento devono appoggiare a questo governo, ma che questo governo è fatto anche dalla Lega, da Salvini. Che Salvini fa sempre parte del centrodestra di Giorgia Meloni e Berlusconi. Però a noi ci interessa lui. Lui quello che ha firmato un contratto di governo. Perché la Lega ha fatto firmare un contratto? Perché il Movimento 5 Stelle alla Lega ci ha fatto firmare un contratto di governo? Proprio per far capire tutte le cose che bisogna portare per il popolo e con impegno è la sua firma. Una volta portati i 20 punti su un contratto di governo e la loro firma, che si porta a termine quello, poi
Gli altri CUS che non stanno su un contratto di governo, e lì si discute, come si discute tante CUS che non stanno sul contratto di governo. Ma l'importante è che si porta a termine quei 20 punti sul contratto di governo che loro hanno firmato per il popolo, perché il Movimento 5 Stelle si è messo nero su bianco e fa firmare un contratto di governo quelle che stava scritto, perché erano quelle le cose principali per il popolo, per i giovani, per gli studenti, per i pensionati, per gli operai che devono andare in pensione e tutto il resto. È importante, a noi quelle ci interessa. Poi le altre cose, i discorsi, se si mettono d'accordo va bene, se no facendo il prossimo governo alle prossime votazioni e le faranno loro quelle discussioni, se li vogliono portare a te, chi andrà fra 5 anni al prossimo governo. Intanto in questi 5 anni abbiamo un presidente, Giuseppe Conte, che ci sta facendo onore in tutto e per tutto, anche in Europa, e non si fa mettere i piedi in testa già come persona e come serietà, perché se non avete capito, noi del Sud siamo persone serie, non chiacchiere, no quelle passi che fanno a Napoli, chiacchiere, non siamo così, noi siamo persone serie, di cui già vedere questo è una cosa positiva. Poi tutto il resto che fa bene per il popolo è tanto di guadagnato. È tanto di guadagnato, no? L'importante è che portano a termine delle determinate cose, perché è la cosa principale. Qui c'è troppa gente e non possiamo fare nulla. Vabbè. Pazienza. Se ne parlo un'altra volta. Volevo lavare la macchina, però. Pazienza. Vabbè. No, adesso sui social network esce fuori la Mussolini, la figlia di Mussolini. Se mi tagliano la pensione non so come vivere. Non sai come vivere. Ci sono persone che campano neanche con 500 euro e non sanno come ne fa. Tu non sai come vivere. C'hai tanti di quei soldi, non sai come vivere. La Mussolini, ma stiamo scherzando. Io spero che ve li tagliano, ma non solo a te, a tutti i politici, ma il Movimento 5 Stelle vi deve tagliare tutte le pensioni, tutte ve le devono tagliare. Vi dovete solo vergognare, cantate, vi fate vedere nei social network e dite: se mi tagliano la pensione non so come vivere. Ti devi vergognare, c'hai tanti di quei soldi, una mega villa, e tu dici come devi fare. C'è sane persone che morono da fuori. Ci sono operai che campano con 1.000 euro, che una famiglia, che di figlia e che una amichiera. Due bambini, una moglie, con 1.000 euro, e tirano a nanza la carretta. Pensionati che campano neanche più 300 euro, e tu dici come devi fare. Ma un po' di orgoglio ce l'ha. Un po' di orgoglio ce l'ha. Ma che veramente, stiamo scherzando. Un pochino d'orgoglio le uti, la tinta qua. Oddio amici, che dove siamo arrivati. Io spero una cosa, che Luigi Di Maio deve fare piazza pulita in questo governo, in tutti i governi e tutti i parlamentari che stanno là alla Camera e al Senato. Il Movimento 5 Stelle deve fare piazza pulita là, in tutto e per tutti. Tutta questa schifezza che sta dentro deve essere pulita. Hanno 5 anni di tempo.
farà neanche 20 giorni, faranno un anno che stanno al governo, e in un anno hanno fatto quasi tutto. Gli altri governi non hanno mai fatto in da 60 anni di governo. Allora indana tenere 4 anni ancora da fare pulizia, e hanno polizzato tutte cose. La gente deve capire che non è solo la Lega, è il Movimento 5 Stelle. Non che danno i voti alla Lega, ma stiamo scherzando. In Abruzzo, chi è con i soldi loro che si sono tagliati i loro stipendi? Vi hanno comprato tante di quelle cose in Abruzzo, ma vi da vergognare che avete avuto dalla Lega. Voi abruzzesi, ma vi da vergognare, siete la vergogna. Chiudo parentesi. Foggia, avete un'occasione nelle vostre mani, volete un cambiamento, è inutile che a Foggia siete scesi per la criminalità, e fa onore perché vi state ribellando. Poi vediamo la Lega, quelli della Lega che scendono, che per essere, dice, noi siamo della Lega, invitiamo a Salvini perché per votare il nuovo sindaco, così Forza Italia, quelli si fanno vedere pure, eh? Movimento 5 Stelle ha fatto dei parametri, dei punti. Movimento 5 Stelle di Foggia ha fatto dei chiarimenti. Se usciamo noi, che siamo Movimento 5 Stelle, questi sono i cambiamenti che farete. E sono dei cambiamenti molto positivi per Foggia, di cui, se volete, voi che abitate a Foggia, vivete a Foggia, volete avere dei cambiamenti, ma seriamente, da A alla Z, dalle strutture, fra le strade, fra il lavoro, fra la criminalità e fra tante cose, e fa in modo che Foggia si veda su un altro specchio, dovete votare Movimento 5 Stelle. Se voi non votate un Movimento 5 Stelle, vuol dire che a voi vi sta sempre bene quella schifezza che si vede ogni volta a Foggia. Tutto quello schifo fra la criminalità e la povertà è quello che voi vedete. Se volete veramente cambiare, votate il Movimento 5 Stelle. C'è veramente un cambiamento, da là alla Z. Io spero che avete un po' di sale testa, voi che abitate a Foggia. Per il nuovo governo, io spero che queste che si sentono sui social network sono solo cose false, non sono cose veritiere, sono false. Spero che ci sia veramente un governo attualmente, fra un po', fa di un anno, insieme al governo, e vorremmo vedere dei chiarimenti anche da parte vostra, Movimento 5 Stelle e la Lega, Salvini e Luigi Di Maio, dei chiarimenti, e cercare di mettere nero su bianco questi investimenti che volete fare sulla TAV, di chiarirci un po', perché i soldi bisogna investirli nelle parti più importanti in Italia che servono, perché sono soldi nostri, del popolo, di cui vorremmo dire molti dei chiarimenti, come volete investire questi soldi. Buon lunedì a tutti, buona giornata. Qui a Mantova c'è un sole stupendo, mamma mia, bellissimo proprio. Io sono tutto incappucciato, però fece caldo, sinceramente. Stamattina era sbagliato a mettermi un giubbino, e ho capito. Dice, un caldo, veramente. Vediamo quanti gradi sono. 12 gradi. Beh, con un sole così, 12 gradi si sta bene, eh. Fa anche caldo, non fa freddo. Bella giornata. Beh, oggi possiamo andare al lavoro più con la voglia bella, non con il freddo mio, che lavoriamo fuori. Invece così siamo più al campo, cioè lavorare fuori sei più meglio, no?
Buona giornata a tutti. È sempre il Movimento 5 Stelle, dovunque, fino alla fine dei nostri tempi.